Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e lascia un like. Il Bosco di Cennina è diventato un luogo di pellegrinaggio per gli appassionati di ufologia e di misteri, che sperano di poter vivere una simile esperienza. Ma Rosa, la protagonista di questa incredibile storia, è rimasta fedele alla sua versione dei fatti, rifiutando sempre l'attenzione e concentrandosi sulla sua famiglia e il lavoro nei campi. Quel 1 novembre del 1954 ha segnato per sempre la vita di Rosa Lotti e dell'intera comunità di Cennina, che ha visto nella semplicità di una donna una porta aperta verso l'ignoto e l'incredibile. Ogni sera, quando il sole tramonta su quei boschi ancora misteriosi, qualcuno alza lo sguardo al cielo e si chiede se potrà mai accadere di nuovo un incontro ravvicinato come quello di Cennina. Nei pressi di una piccola chiesa, si trovava una radura che Rosa si accingeva ad attraversare. Mentre si avvicinava, notò una strana struttura tra i cespugli. Si trattava di un fuso composto da due coni uniti alla base, alto circa 2 metri e largo poco più di 1 metro. Era conficcato nel terreno e sembrava avere una superficie metallica. Al centro dell'oggetto, ai lati opposti, c'erano 2 oblò, mentre nel cono inferiore vi era uno sportello di vetro chiuso. Ad un tratto, mentre si trovava già sbalordita dal ritrovamento, Rosa si vide di fronte 2 piccole figure umanoidi che uscivano dai cespugli, tornando al loro veicolo. Le descrisse come «bellissime», alte circa 1 metro, dall'aspetto umano, sebbene sembrassero anziane. Indossavano tute grigie con corte mantelle e caschi di cuoio, e sembravano sorridere costantemente. Le 2 creature parlavano in una lingua strana che a Rosa sembrava simile al cinese, ma la loro voce era simile a quella umana, sebbene adulta. Non sembrarono particolarmente sorpresi di vederla, e uno di essi, che sembrava più anziano, le rivolse la parola. Non riuscendo a capirlo, Rosa si avvicinò minacciosa mentre l'essere afferrava una calza e un mazzo di fiori prima di dirigersi verso l'oggetto metallico. Rosa cercò di protestare, ma l'essere restituì parte dei fiori e tenne la calza, gettandola dentro il veicolo dopo aver aperto lo sportello di vetro. Poi estrasse un piccolo cilindro marrone dall'oggetto, puntandolo verso Rosa. La donna fu presa dal panico e fuggì, ma si rese conto che sembrava più una macchina fotografica che un'arma. Dopo alcuni metri si voltò e vide che le 2 creature la osservavano senza seguirla, così decise di continuare ad allontanarsi a gran velocità. La storia di Rosa, una contadina di Cennina, in Toscana, ha destato molto scalpore nel paese e ben oltre i confini nazionali. Tutto ebbe inizio la mattina del 5 aprile 1954. Quando la donna si recò in chiesa e raccontò agli increduli presenti di essere stata rapita da alieni. Nonostante lo scetticismo generale, alcuni curiosi decisero di verificare di persona quanto raccontato dalla contadina. Si recarono sul luogo dell'incontro e trovarono effettivamente un buco nel terreno, del diametro di 10 cm e profondo circa 15, che sembrava confermare la sua storia. La vicenda di Cennina presto divenne di dominio pubblico e fu riportata persino sui giornali americani. Al racconto di Rosa si aggiunsero altre testimonianze di avvistamenti di un oggetto luminoso atterrato e decollato dal bosco, avvenuti nello stesso momento in cui la donna dichiarava di aver avuto il suo incontro ravvicinato. Il marito di Rosa confermò di aver sentito voci di contadini che parlavano di uno strano oggetto luminoso nei boschi, ma non aveva dato peso a tali chiacchiere. In seguito, 2 bambini del paese dichiararono di aver visto la donna interagire con 2 piccoli esseri, ma vennero ignorati in quanto la storia era già ben nota a tutti. Nel 1972 venne condotta la prima inchiesta ufficiale sul caso, che rivelò che il giorno precedente all'evento si era parlato di dischi volanti e extraterrestri in casa di Rosa. Questo fatto portò a sospettare che la donna avesse inventato tutto o fosse affetta da problemi mentali, ma le visite mediche dimostrarono il contrario, confermando la sua sanità mentale. Nonostante ci siano dubbi sulle circostanze dell'incontro alieno a causa della distanza temporale dall'evento e delle circostanze circostanti, il caso di Cennina rimane uno dei più interessanti casi italiani di incontri ravvicinati del terzo tipo. La vicenda continua a suscitare fascino e mistero, alimentando la curiosità e la fantasticheria di chiunque si imbatta in essa. Ancora oggi, a più di mezzo secolo di distanza, il caso dell'incontro ravvicinato di Cennina rimane uno dei misteri irrisolti più discussi in Italia.
Alcuni continuano a pensare che sia stata solo frutto della fantasia di una donna in cerca di attenzione, mentre altri sono convinti che Rosa abbia realmente vissuto un incontro con esseri provenienti da un altro pianeta. Il bosco di Cennina è diventato un luogo di pellegrinaggio per gli appassionati di ufologia e di misteri, che sperano di poter vivere una simile esperienza. Ma Rosa, la protagonista di questa incredibile storia, è rimasta fedele alla sua versione dei fatti, rifiutando sempre l'attenzione e concentrandosi sulla sua famiglia e il lavoro nei campi. Quel 1 novembre del 1954 ha segnato per sempre la vita di Rosa Lotti e dell'intera comunità di Cennina, che ha visto nella semplicità di una donna una porta aperta verso l'ignoto e l'incredibile. Ogni sera, quando il sole tramonta su quei boschi ancora misteriosi, qualcuno alza lo sguardo al cielo e si chiede se potrà mai accadere di nuovo un incontro ravvicinato come quello di Cennina.